La luce al servizio di chi la usa, questa è l'ambizione del gruppo Status, azienda di Bernate Ticino che da 20 anni produce e commercializza apparecchi di illuminazione di design ad alto contenuto tecnologico e che dal 2001 con la linea Altis ha introdotto nella sua produzione la tecnologia LED. Ma la storia del brand Status è ben più antica, ci riporta indietro fino alla metà degli anni 60, quando nasceva l'azienda di famiglia, la Mondial Lux, realtà fondata dal padre di Pierfabio Garavaglia, amministratore delegato di Status, un uomo, un imprenditore che con caparbietà ed impegno seppe posare le solide fondamenta di una realtà che ancora oggi resta profondamente radicata nel suo territorio. Siamo fortunati perché comunque noi viviamo in un territorio laddove l'eccellenza anche di piccole, piccolissime e micro aziende quasi familiari ci aiutano in quello che è tutta la nostra sviluppo, ricerca. In questo caso essere radicati in questo territorio ha sicuramente molti vantaggi dal punto di vista dello sviluppo in azienda, altrimenti un'azienda come la nostra dovrebbe avere forse il doppio dei dipendenti e forse cioè non è possibile in questo momento. Quindi è un po' la forza di quello che è il nostro territorio, di quello che è un po' l'industria italiana. E svantaggi possono essere quelli di avere un rapporto col tessuto del territorio di responsabilità sociale, spesso che l'imprenditore si sente addosso, responsabilità sociale soprattutto con i nostri dipendenti. Noi abbiamo dipendenti che lavorano nella nostra azienda da 20, 25, 30 anni, abbiamo dipendenti che hanno messo veramente l'anima e il cuore. Il successo poi di un'azienda non è determinato solo da chi comunque sta a capo dell'azienda, ma soprattutto dai suoi collaboratori, e questo devo dire che è un vantaggio da un punto di vista, una responsabilità sociale molto forte, perché non si possono fare degli errori, perché altrimenti errori fatti magari dall'imprenditore e da chi comunque sta al comando possono poi riflettersi praticamente su tutto il territorio. Pierfabio Garavaglia è anche presidente del gruppo merceologico Legno Arredo di Assolombarda. Come imprenditore, ed anche in questo suo ruolo istituzionale, si è sempre dimostrato attento a salvaguardare il futuro del suo settore. Da una parte invitando gli imprenditori ad affrontare il mercato, ormai mondiale non più locale, partecipando alle reti d'impresa, e dall'altra tutelando e promuovendo giovani talenti nel mondo del design con progetti ad hoc. Il progetto Young Design. Quello che vogliamo fare noi come gruppo Legno Arredo è creare questo progetto di Young Design, cercare di mettere in contatto i giovani designer under 40 con le aziende produttrici. Spesso ci troviamo in difficoltà, perché mettere in collegamento un designer giovane che ha una bellissima idea a contattare un'azienda, se non ha un grande nome spesso viene respinto, dice ma non sei un designer famoso e quindi non ti ascolta. Ecco, dico ai giovani designer di mandare queste cose, noi li contatteremo, andremo al Politecnico, andremo con le federazioni, andremo con le associazioni di categoria per far ritornare, per far stare qua i giovani design, perché sono il futuro della nostra azienda e il futuro della nostra nazione, perché noi siamo riconosciuti in tutto il mondo per il design, e quindi questo è quello che faremo in futuro, nell'immediato con Assolombarda.